Ultimo piano anche qua, raga. Sì, c'è la zona di qua ci sono. Bene, prosegue la nostra salita. Siamo arrivati dall'altra parte nel sottotetto. E come potete vedere, raga, c'è un casino bestiale. C'è un macello qua sotto, raga. Ok, questo qua praticamente era il locale caldaia. No, qua credo sia il motore dell'ascensore, vedi? Che c'è tipo... Questo è il motore dell'ascensore che abbiamo visto prima. Mamma mia. Già un po' che non vedo. Di banchi così. Questo qua è un altro motore dell'ascensore. Bene, adesso ragazzi scendiamo giù perché qua sopra non è che c'è molto da vedere, c'è solo un grandissimo disordine. Bisogna fare attenzione un po' dove si mettono i piedi perché comunque c'è tanto casino. Guardate, addirittura ci sono ancora dei vecchi giocattoli. Come questo camioncino qua. Qua c'è un altro pezzo, si vede che ha avuto un incidente. Madonna. Allora, qua ci stanno tutti i quaderni dei bambini, i disegni. Guarda un po' quante. Roba qua fa schifo. Ci sono una marea di scarpe montate così. Senza un perché. Addirittura. Addirittura qua. Mi sembra di vedere, non sai se tu, sono delle corde. Spago. Pazzesco. E qui guarda, qui ci sono tutte le tesserine. Penso. Oh, Matte, vuoi bere un sorso? Secondo me il vino è stagionato. Pazzesco. Bene, ci andiamo sotto. Abbiamo ancora un piccolo pezzo da andare a esplorare. Un gatto, pazzesco, pazzesco. L'ho visto solo più per la coda. Allora quel rumore che sentivamo prima, può darsi che sia stato anche il gatto. Sangue. Andiamo ancora in parte dell'infermeria. Qua, come potete vedere, c'è lo strumento che usavano poi per misurare l'altezza. Guarda i soffitti qua, quanto sono belli. C'è una vasca. Una vasca da bagno. C'è un boiler. Non c'è nient'altro. Penso te, un boiler. Peccato che i boiler l'hanno messo fuori perché sennò non l'hanno. Ogni tanto le porte sbattono da sole. Questo più che altro è un tavolino dell'infermeria. Ricordo gli ospedali. Qua ragazzi, guardate quanti vecchi banchi di scuola. Più scendiamo, più l'ambiente diventa devastante, brutto. Bene raga, questa qua, come potete vedere, è la vecchia cucina. È veramente
immensa. Adesso io non so quanti ragazzi poteva tenere nel periodo estivo. Certo che necessitava proprio di avere poi una cucina così, perché se dovevi fare da mangiare poi per tutti quanti, effettivamente. Guardate solo questo piano di cottura quanto è grande. Ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette fuochi, e poi qua manca ancora qualcosa, sicuramente c'erano, non so se delle piastre o altri fuochi, comunque veramente enorme. Ah, c'è la dispensa, qua molto probabilmente ci sono le celle frigo e la dispensa qua. Occhio alla suora là dietro. Poi addirittura queste sono delle celle frigorifere, ma infatti si vede come cavolo di questa. Qua su c'è. Quando ha devastato tutto. Adesso passiamo dall'altra. Guarda che stanze brutte, terribili. Allora, qui c'è il montacarichi che è bruttissimo. Guarda che poltrona. Qua non mettono a salire, cercali. Andiamo ancora giù. I cavi ci sono, ma. Qua secondo me una volta c'era un giardinetto, vedi, c'è una scaletta lì, si scendeva e c'era magari Ah sì, pure l'orto o qualcosa, qua mi sono anche delle triate, sì, cose per che evitare che entrasse qualcuno. Mamma mia, Satana è qui. Allora, qua ci sono, se non vado. Aspetta un po', perché sta porta è chiusa lì? questa suora qua è abbastanza inquietante. Beh, minchia. Aspetta un po'. Ma qua una volta. Cioè, ma aspetta. C'è qualcuno? Qui hanno tirato giù, eh. Sembra una piccola cartella. Sì, qua sì. Questo è un altare, a tutti gli effetti. Questo qua è un altare a tutti gli effetti. Aspetta un po'. Il cane di prima. Sì, sono un cane. Perché sai che in questi posti qua qui. Sei pronto, Cri? Adesso andiamo giù in un postaccio. Sotto è tutto molto vivo. Qua allora, se il Signore ci assiste, qua ci sono praticamente la lavanderia. Infatti, la cosa bella, tra virgolette, ovviamente, è che ci sono ancora le lavatrici industriali. Se riuscissi. Pazzesco. Oh, Dopo ti porto. abbastanza Quel inquietante. turno lì è brutto, per quello che ti dicevo. Preparati, perché. Voglio disponere un po' di batteria per il tunnel. Siamo fuori dal film. Guarda che brutto. Pesante, eh? E poi non finisce lì, eh. Chissà dove porta. Mi Dopo ti porto. sembra di stare in uno di quei film di Resident Guarda quanto è grossa sta roba. Qua secondo me lavavano. Qui centrifugavano Ci può e essere. qua scaldavano, asciugavano magari, vedi? Tipo un'asciugatrice. Sì. Questa qua si, non so se è un'asciugatrice o tipo. Secondo me è la sorella di quella. Può essere. Non lo so, eh. O magari boh. Comunque è grossa, cazzo. Porca puttana. Cioè, pensa un po' a una lavatrice così in casa. Qua mettevi i prodotti. Ancora della roba. Sì, non so, tipo un grembiule per cucina, ma È vero, lasciamo lì. lasciamo lì. Poi Plastica. qua sicuramente c'era il quadro Comandi, che non c'è più, qualcuno avrà provveduto poi a portarlo lì. Sì, sicuramente sì. Pazzesco. Questa qua era la, come si chiama? La bacinella per la roba. O magari si asciugava qua dentro. Bene, raga.
Come potete vedere qua, alle mie spalle, dove c'è, c'è un corridoio. C'è qualcuno laggiù in fondo? Penso un po' rispondono. Sì. Così. Qualcuno? Guarda che stanza. No, sto posto è proprio brutto. Qua c'è tipo... la... il sale caldario. Sì, tipo... Madonna, guarda che roba. Beh, non entrarci perché tutta quella roba lì... insomma, non l'ala c'è... l'ala di vetro. Questa cosa, meglio non entrarci. C'è l'ascensore. Qua c'è l'ascensore. Qua c'è il fondo dell'ascensore, il montacariche che abbiamo visto prima. Ah, comunque se prima cadevi... arra... Cosa? Non ricordo. Hai sentito? Sì. Porca miseria. Un animale. Oh, fai piangere. Madonna. Non me lo ricordo. Oh, attenzione alla testa, sì, sì. Secondo me qua una volta sembrava. Sì, può essere, perché col calore che usciva magari dal locale caldaia. Pazzesco. Paura questo posto. Così grandissimo. Inquietante. Finisce qua, qua c'è la montagna, non ho mai capito di cosa fosse. È un compressore. È un compressore. Compressore frigorifero. Ah, guarda, sì, poi si guardi dietro c'è tutta la serpentina. È un frigorifero. Ma qua? Ma evidentemente serviva per portare, per mantenere freddo il frigo. Adesso non so che tipo di frighi industriali aveva. Ah, magari sì. Allora facciamo 30 secondi di silenzio e ascoltiamo se... vai. Hai sentito? Sì, sì, sì. Ora una domanda. Guarda come si accende. Oh, guarda. Incredibile. Aspetta, facciamo una domanda. Qualcuno vuole comunicare con noi? No, però questa, la lancetta che si muove così bassa, penso sia tipo il telefono. No, guarda, mi sta salendo. Oh. Porca troia, guarda che roba. Andiamo via. Magari c'è qualche campo elettromagnetico qua. Però dal telefonino fa strano. Allora. Qua? Nei passaggi soli, guarda, infatti questa mi è un passaggio. Oh, guarda come sale. Non so, ragazzi. Quasi qua, non so. Pare che... mi vengono quasi i brividi. Sì, non so quanto è attendibile il telefonino, se devo essere sincero, però... Ma prima, qua prima lo stanno venuti. No, ma guarda. Oh. Il video non era. Qui è andato fuoco. Porca troia. Qua una volta c'era un armadio gigante. Guarda che roba. Sì. Quindi vuol dire che presenza qua non lo so, ma senti che odore di bruciato. Di bruciato pazzesco. Sì, comunque campo elettromagnetico qua c'è il sole. Senti che odore di è proprio forte. Guarda che roba pazzesco. No, ma questa cosa non chissà che cosa tenevano. Ma qua c'era un mobile con tutti i vestiti. Vedi, c'erano questo mega mobilone. Occhio. Anche qua c'è un forte odore di bruciato. Senti che puzza. Madonna santa. Oh, ti giuro, mi sono preso uno spavento perché sono passato da qua davanti e ho visto
Io ho sentito una... Anch'io ho sentito una porta che scricchiolava. Minchia. Sto posto ci sta in perché... Boh. Magari è la tragedia. Vai tranquillo. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto. Abbiamo visto diverse cose interessanti, tante volevo ancora vederle ma per colpa dei corridoi ostruiti o dei posti che sono crollati non mi è stato possibile. Alcune porte erano chiuse quindi ho dovuto accontentarmi di questo, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo ragazzi, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella e lasciate qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto, se voi avete fatto anche qualche esplorazione di questo genere. Vi ricordo che potete anche seguirmi sulla mia pagina di Instagram, mafioletti.cristiano. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao fiei!